Tiro due conclusioni, cosa dici Francesco? Sì. Allora, l'arte della magia è la capacità di trasformare se stessi. Quando si nasce volontà, non si nasce ragione. E la volontà si alimenta soltanto se l'individuo continua a costruirsi e continua a dilatarsi nella vita. La magia nera è l'arte che blocca questa dilatazione. Oggi io vi ho parlato, io e Francesco abbiamo parlato di bambini, vi avevamo parlato di magia. Nel senso che la magia è l'arte di dilatazione del soggetto nel mondo che lo circonda, è l'arte di fagocitare il mondo, è l'arte di trasformarsi e nel trasformarsi trasforma anche il mondo. Questa è magia. Non è il concetto del fermati vento, camminare sulle acque, risorgere, quelle sono puttanate demenziali, che oltretutto hanno la loro radice nelle formazioni religiose del sottobosco ben più antico, cioè romano, greco, eccetera, cioè era la pacottiglia considerata, proprio quelli che non avevano niente da fare. Che sì, ma, non è, ma l'importante è il contesto, è l'insieme del tanto che ti permette di avere anche questo, cioè perché esisterà sempre una zavorra. Certo. L'importante è che la zavorra non diventi... venga controllata, cioè certo. Non ti tiri a fondo. Perciò, finché rimanevano in ambito politeista, in cui potevano essere anche disinnescate le tensioni più gravi, in cui c'era la capacità delle persone di comprendere, di limitarle e dire, siccome non ne possiamo fare a meno, siccome appartengono alla vita, benissimo, gli diamo uno spazio, e questo spazio non vanno a comprare un altro spazio. Certo. Ma nel momento in cui diventano predominanti, diventano l'unica cosa, diventano la distruzione del mondo. Per cui magia è capacità dell'individuo di dilatarsi nel mondo, di compenetrare il mondo, di vivere il mondo. Quando un bambino gli si impedisce di dilatarsi, gli si impedisce che perché l'adulto non è più in grado di dilatarsi, perché l'adulto non gliene frega niente, perché l'adulto è stato abituato a mettersi in ginocchio, si uccide quello che è la magia nel bambino. Pertanto si predispone al bambino al suicidio, che poi oltretutto è anche la percentuale più grossa dei suicidi in Italia, cioè in altri paesi ci sono altre cause, però in Italia il grosso dei suicidi giovanili è dovuto proprio all'effetto della parrocchia, dell'oratorio. Questo è da precisare. Dopodiché in Cina che c'è altre motivazioni, in Iran abbiamo visto alcune motivazioni, in Francia che ne c'è altre, ogni paese ha le sue, tutto sommato sì, sempre se tu pensi che il Veneto è stato considerato dal punto di vista religioso molto abbastanza omogeneo, tu pensi che a Padova esiste un dipartimento che studia il suicidio, cioè l'Università di Padova, di conseguenza questo è significativo. E di conseguenza questo significa giustamente che è qua, perché proprio qui c'è stata la maggiore presenza di chiese. Se voi prendete le percentuali di suicidio che esistono nel giro del Veneto, in alcune zone specifiche, è altissima. Ma proprio perché? Perché di fatti, cosa hanno fatto i monoteisti cristiani? Hanno distrutto ogni possibilità di realizzazione diversa dalla loro. Di conseguenza non esiste una possibilità alternativa di modelli di comportamento o di modelli esistenziali, cioè nel momento in cui noi creiamo un unico modello esistenziale, un unico modello di comportamento, chi ne esce da questo comportamento cosa fa se non ha la fortuna, la capacità, cioè, chiamiamola la fortuna nel senso di che la incontri per strada la fortuna, che ti porti, che ti aiuti, se non trovi la via, cioè le persone potrebbero migliorare perché hanno un modello comportamentale esterno su cui poter scegliere, potrebbero anche essere diverse, non lo fanno perché? Perché il monoteismo ha sempre annientato, ha sempre appiattito, ha sempre distrutto, cioè ha distrutto la cultura, ha distrutto la scuola, tende a distruggere tutto proprio perché deve dire io sono l'unico modello di riferimento, io sono l'unica possibilità e se le altre cose sono perché io le concedo. Ma cosa interessa degli apprendisti stregoni se questi qua mettono in ginocchio i bambini e stuprano bambini o li riempiono di eroina? Cosa gliene frega? Cazzo se gliene frega. La stregoneria è l'arte di costruire se stessi, di costruire i propri progetti di vita all'interno di un'oggettività, di un ambiente. Se questo ambiente è insano, è fatto di persone malate, di persone ignoranti, di persone che non sono più in grado di vivere la vita, la stregoneria deve mettere in essere delle strategie miserabili, cioè deve farsi largo in mezzo a questa miseria. Se invece il sistema sociale in cui viviamo, un sistema sociale ricco, fatto di conoscenza, fatto di consapevolezza, tanto più sono forti le persone che ci circondano e tanto più i percorsi di stregoneria sono dei percorsi gloriosi. Per cui non pensate che questa non appartenga alla stregoneria, questa è stregoneria. La stregoneria è quella che noi vi stiamo dicendo da 3 anni. Questa è la prima trasmissione del quarto anno.
Questa è la stregoneria. Le porcherie del macellaio di Sodoma e Gomorra, lasciatele le porcherie del macellaio di Sodoma e Gomorra. Se è chiaro che loro gli piacciono l'oscuro, gli piace tutte le porcate, sì. Loro creano le fobie sessuali, chiaramente per venire fuori dalle fobie sessuali creano il peccato, creano il nemico del Dio, creano le fobie, creano le sì. porcherie. Per noi il sesso fa parte della vita, ci piace il sesso per quello che è, noi lo pratichiamo come qualsiasi altra cosa per piacere nostro, non per altre cose o chissà perché cosa, perché noi non abbiamo fobie sessuali, cioè noi abbiamo il piacere della vita e più persone hanno il piacere della vita e più noi stiamo bene, più casino ci crea l'ignoranza, la gente in ginocchio, i vomiti di cane, il campo di sterminio, cioè una società fatta campo di sterminio a noi ci impedisce di costruire dei grandi percorsi di stregoneria, per cui noi più è alto il benessere sociale, più è alta la conoscenza, più è alta la consapevolezza e più costruiamo. Sì, ma poi è significativo una cosa, cioè su come si costruiscono i cristiani. I cristiani si costruiscono sull'intendimento individuale, perché se tu parli con un cristiano ti dice mi hanno insegnato, mi hanno dato, mi hanno fornito, ho letto sulla Bibbia, sì, cioè, questo è l'insegnamento che la Chiesa dice, Cristo ha detto, e io dico scusa, io non ho bisogno che qualcuno mi dica, non ho bisogno di leggere, poi lo posso fare per il mio piacere, ma non certo per trovare le cose, per ritrovarle al limite. O comunque non sono servo di ciò che leggo. Sì, cioè, no, e poi non la prendo come un testo sacro. E, ad esempio c'è della gente che ha bisogno di dire io devo parlare soltanto perché la Bibbia, dei racconti della Bibbia, delle storie della Bibbia, delle cavolate, delle mostruosità, delle oscenità della Bibbia. Ma io dico, cosa può essere la tua vita senza la Bibbia? Ne hai bisogno, cioè riesci a costruire la tua esistenza al di là di un testo sacro, di un Dio, di un Cristo, di una predicazione? A che serve a me la parola del Cristo, che possono parlare da criminali e da scemi, cioè per essere chiari? Cioè, se tu non riesci a creare la tua esistenza al di là di quello che ti insegnano i preti, se tu non riesci a creare la tua esistenza al di là delle castronerie, delle stupidaggini che dice Cristo, se tu non riesci a costruire la tua vita al di là di quello che dice la Bibbia, tu cosa sei? Vuol dire che sei annientato, sei diventato veramente niente. Cioè, e ora questo è il discorso che dobbiamo fare a chi vuole liberarsi. Le persone si possono liberare non perché noi gli diciamo che vi dovete liberare, ma perché dovete prendere la vostra capacità di vivere nelle vostre mani. Se viene scippata la vecchietta dall'eroinomane che deve prendersi la roba, la vecchietta va a sbattere con la testa. Se qualcuno si trova alle porte aperte, perché qualcuno con i cacciavite le ha sfondate perché doveva comperarsi la dose, ricordatevi, colpa è vostra. Perché? Perché 20 anni fa, 25 anni fa, quando potevate cambiare la vita non lo avete fatto. Esatto. Ed oggi, se volete parafrasando, mietete quello che avete seminato. Ogni volta che vi siete tirati indietro al sistema sociale, vedo questa cosa non mi interessa, sei i soliti barbosi, i soliti rompibale, mi non mi occupo di queste robe se massa grossa, eccetera. Bene, avete messo il seme per la distruzione del sistema sociale. Ogni volta che vi siete tirati indietro avete lavorato per distruggere questo sistema sociale. E allora torno a ripetere all'inizio, Francesco. Le parrocchie e gli oratori sono dei centri dello spaccio dell'eroina, e non sto dicendo che nelle parrocchie e negli oratori si vende eroina, anche se in qualche caso potrebbe anche succedere, insomma è irrilevante, non sto dicendo questo, sto dicendo che preparano le persone a vendere eroina, cioè a farsi di eroina, questo ed è l'elemento principale. Quando voi avete sentito, ti ricordi quell'aereo che è caduto in Jugoslavia? Parlavano di quei venti che facevano i soccorsi ai poveri kosovari, e c'è stata un'intervista, adesso non mi ricordo esattamente di un parente delle vittime che diceva che loro dovevano andare là perché quello, loro stavano bene quando facevano questo. E questo è la stessa cosa dell'eroina, cioè avere la miseria davanti e dar da mangiare alla miseria, sentirsi importanti per fare queste cose, è gli stessi effetti psicologici dell'eroina. Per cui parlerò di pulsione di morte. Sì, no, ma vedi, ma tu prova ad esempio un cristiano a dire tirate via l'immagine di Cristo, tirate via la Bibbia, anche se di astinenza, va in follia. Cioè, d'altronde tutti i cristiani sono dei tossicodipendenti, sono drogati, cioè, nel vero senso della parola, perché loro non riescono a essere se stessi e
senza avere il bisogno di Cristo. Cioè, questa è proprio è la forma classica della droga. Logicamente c'è una canzone che dice, io ti racconto la droga che si compra in farmacia o in chiesa, cioè in chiesa o in farmacia, ma è vero, cioè nel senso che il monoteismo è una droga perché provoca proprio una perversione, provoca una dipendenza delle persone verso il Dio. Cioè, il fatto che ad esempio le persone parlano con frasi o parabole bibliche, imparate a parlare con le vostre parole, imparate a parlare con le vostre esperienze. Cioè, a che serve che voi mi raccontate i versi della Bibbia e dire Cristo ha detto un giorno questo? Cristo ha detto tutte cazzate, per essere chiari, ha detto delle grandi stronzate. Cristo non ha fatto nessuna affermazione che possa essere accettabile dal punto di vista dell'esistenza. Bene, imparate a dire le mie esperienze, quello che ho incontrato sulla mia via, quello che ho trovato, quello che ho affrontato. Nell'ultima trasmissione, quando non c'eri, ma credo sia stata la seconda trasmissione, è stata una telefonata e ha detto tu usi parole troppo forti, cioè troppo estreme. Cioè, siamo dice, ancora moderati adesso. No, cioè. Lui dice, cioè, no, il suo discorso era più intelligente di questo, no, non volevo dire. Diceva praticamente, se tu usi tutto il linguaggio, no? Cioè usi la parola orrore... Il linguaggio a un certo punto cessa, cioè cessa di accumulare parole, per cui se c'è un fatto ancora più grosso ti noterai più linguaggio, cioè noterai più parole per, in effetti lui dal punto di vista sociale e giuridico, diciamo così, ha ragione, cioè nel senso che ogni fatto deve essere determinato con una proporzione, cioè deve esserci una proporzione. Però quello che lui stava dimenticando, cioè quello che lui non aveva capito o molte persone non hanno ancora capito, è che io non giudico il fatto in sé. Cioè, no, infatti. Per me è... Il padre sconfitto che è costretto a prendere schiaffi il bambino, no? O il campo di sterminio, hanno lo stesso filo conduttore. Cioè io rilevo la stessa cosa, lo stesso atteggiamento di orrore nelle due cose. Per cui non faccio il discorso giuridico, sì, quello che fa lo campo di sterminio è un delitto contro l'umanità, il padre invece è una piccola roba, non faccio questo discorso. Io lo faccio dal punto di vista della vita. Per cui quello che io rilevo come orrore è uguale, chiaramente non è giuridico, non è sociale, le cose sono diverse, ovvio questo, però io rilevo la stessa cosa, capite? Questo che non ho ancora capito i radioascoltatori. Sì, ma vedi Claudio, è significativo, cioè noi abbiamo parlato ad esempio di quel viaggio che ha quel fatto con la maschera bianca che è il pontefice in India. E citando un testo di loro diceva appunto come si predica la religione cattolica, diceva fa... Dovete convincere i genitori che battezzando i vostri figli possono essere salvati, e se non si salvano dalla malattia è perché voi non li avete battezzati. Cioè, di fronte a una simile frase non sarebbe neanche da parlare con un prete, da sputarli, da impedirgli di parlare, cioè, che non si può fare, che non sarebbe neanche giusto, perché giustamente è giusto che ci siano questi criminali in giro a raccontare queste cazzate. Però la gente non può dire ma che bella frase che ha detto, hanno fatto il lavoro di missionari, vanno a portare la fede, vanno ad aiutare i poveri, non vanno ad aiutare i poveri, vanno ad assecondare il loro egoismo, perché a loro i poveri ne hanno bisogno, cioè a noi la povertà, noi combatteremo contro la povertà, ma loro hanno bisogno che i poveri ci siano, altrimenti non possono salvare gli altri, perciò gli altri è giusto che soffrano in quanto gli danno la possibilità di aiutarli, ma di aiutarli per aiutare se stessi per diventare santi. Ma d'altronde loro lo fanno non perché sono mossi da un principio etico o da un principio del loro valore o da una loro scelta, perché dice a me non piace la povertà, perché il loro Dio gli ha detto fa, se voi dovete diventare santi dovete andare ad aiutare i poveri, che poi rimangono nella povertà, non frega niente, voi dovete mostrarvi questo, dovete agire per questo, non per togliere le cause. C'è un altro aspetto, fra 5 minuti diamo via le telefonate, ci avranno 5 minuti più per risultare. No, perché effettivamente abbiamo rilevato come si fossero organizzati per insultare e per mandare in vacca quello che stiamo facendo, e questo non ci è piaciuto proprio per niente. Abbiamo un po' di intuizione, voi non ci credete, ma stregoneria è una cosa seria. Allora, al di là di questo, c'è un'altra cosa che io stavo per dire e che mi è passata un attimino dalla mente. Ma comunque quello che io voglio dire è che il paganesimo e la stregoneria hanno qualcosa di diverso come atteggiamento morale rispetto al monoteismo. Cioè le azioni che vengono fatte adesso hanno una responsabilità non solo perché vengono fatte in questo momento, ma anche per le ripercussioni sociali e etiche della vita che avranno fra 30 anni. Cioè, se io faccio do una coltellata a una persona, io vengo arrestato, vengo giudicato e vengo condannato per quella coltellata. Nel paganesimo in stregoneria non è semplicemente il fatto che io ho dato una coltellata alla persona,
ma tutto quello che è il processo di compensazione all'interno del sistema sociale che viene a riorganizzarsi perché io ho dato quella coltellata. Cioè non è così semplice, cioè noi stiamo lavorando sul tempo che viene incontro, per cui i nostri giudizi morali sono diversi dai giudizi morali dati al monoteismo. Cioè io so che se il bambino viene messo in ginocchio, lo si predispone a essere un erenomeno, lo si predispone per distruggere il sistema sociale fra 30 anni. Ma quando lui fra 30 anni distruggerà il sistema sociale, non è lui che in quel momento è malvagio e distrugge il sistema sociale, ma perché è figlio di puttana che lo ha messo in ginocchio e l'ha costretto a pregare. Cioè, per cui rendetevi conto che questo, la morale che noi stiamo costruendo e che stiamo imponendo, che cerchiamo di far comprendere, è che ogni azione non è fine a se stessa, non siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, ma noi agiamo in un sistema complesso dove ad ogni azione corrisponde un riadattamento del sistema sociale, del sistema della vita, della natura che noi abbiamo. Per cui essere inconsapevoli di questo vuol dire essere veramente dei mentecatti dal nostro punto di vista, solo dal punto di vista dei pagani, chiaro esatto. Questo, non dal punto di vista monoteista. Per cui rendetevi conto che quello che noi stiamo spingendo qui è anche una concezione morale diversa della vita che va a costruire la vita, che va a costruire il sistema sociale. Non siamo qui semplicemente, se io volessi vendermi un Dio farei presto a tirare su 10.000 persone e far una barca de skei, e invece sono nella merda perché godo a venire qui in radio e parlare di religione, parlare di costruire la vita sperando di riuscire a dare qualcosa al sistema sociale. Francesco, se vuoi concludere prima che ti chiami. Sì, ecco, io voglio fare una conclusione con una battuta molto bella, cioè non è che poi la droga sia negativa in assoluto, dipende sempre dalle condizioni con cui le persone le prendono. Allora io voglio ricordare un fattarello che ho letto su un libro di alcuni stregoni, di alcuni pagani americani. Diceva, c'è la testimonianza di un ragazzo che è diventato pagano, fa, dice, ma perché sei diventato pagano? Fa, dice, no, io ero molto cattolico, però ho cominciato a un certo punto a drogarmi, e ho perso fiducia nella religione. Che si è accorto che non c'era nessuna differenza fra il drogarsi ed essere cattolico. Era la coscienza di questo, di capire che la droga fisica era identica alla droga che si trova in chiesa, le ha permesso di cercare qualcosa di diverso e di cercare di realizzare la propria esistenza in comunque maniera diversa. Non doveva essere l'eroina, sicuramente. Sì, no, lui, lui parlava di droghe leggere, sì, cioè aveva cominciato a qualche spinello. Ho avuto qualche dubbio sulla religione cristiana, sulla religione cattolica. Mi sono posto alcune domande, ho detto, poi adesso non fumo più, però ho capito che era la stessa cosa, che andassi in parrocchia, in chiesa, a drogarmi, che mi comprassi lo spinello per drogarmi, era la stessa cosa. Mario, che differenza c'è fra la speranza nel miracolo o la speranza di vincere a superare la lotta di 24 miliardi? La forza è la stessa che spinge, cioè avere a cercare il miracolo o cercare di vincere i 24 miliardi è la stessa identica cosa, ed è tutte e due una droga. Sì, beh, come... Ciao Giampaolo. Ciao belli. Ciao. Parlato con un disgraziato che non osa neanche definirsi, però sono all'unisono globalmente con voi altri, col discorso globale sono all'unisono veramente. Cioè non mi sento di essere un uomo già a priori nato disgraziato, nato umile e pecora. Cioè non mi sento. Sto costruendo un'aquila col colore qui. Bello. Ormai da qualche mese sto seguendo, che poi ti farò vedere. Com'è andata la tua mostra? Ma è scomoda la roba che faccio io, non è che... Sì, comunque c'è gente, i giovani soprattutto si avvicinano molto volentieri e si aprono davanti ai quadri. Solo i giovani però, non per quelli della mia età. Ti dico una cosa, non so perché l'uomo deve sentirsi già disgraziato quando è nato, questo non l'ho mai capito. Neanche noi, guarda. Uno deve sentirsi umile e disgraziato, ma allora quel pezzo di merda ci ha fatto tutti male. Spiego. Bisognerebbe dire. In partenza allora. Sì. Cioè, io nella piccola mente che io ho sto pensando questo, ma tutte ste menate che ti raccontano a livello religioso, allora mettono fallimento, è una missione del fallimento, esatto. O no? Esatto. Se deve essere tutta una guerra, tutta una diatriba, tutta una cosa, allora vuol dire che quello ha fallito tutto. Ha fallito tutto, sì.
certo, adesso ti lascio perché è quello che non ha fallito. Sì, sì, ha fallito anche questo. Ciao. Ciao, ciao. 7, 0, 0. Sì. Siamo arrivati alla demenza, cioè, ma è importantissimo, parla del fatto che ormai in tutte le trasmissioni ho sentito questi imbecilli partono con questo, cioè ormai è una tecnica che hanno preso, ma al di là di questo, denota questo, cioè, che loro della vita non gliene frega niente, cioè, io ho parlato di cose precise, però cosa gliene frega questi? Sì, ma non sono neanche capaci di spingere qualcosa. Ciao, dimmi. E allora, volevo dirti una roba, no? Io c'è una distinzione tra Dio, Cristo e la struttura cattolica, penso. No. Per te forse sì, per me no. No, per te no. Questa è una discussione. Uno di questi qua, Cristo, che ha detto, chi non è con me è contro di me, no? E allora? Quando chi lo ha messo in croce, prima di metterlo in croce, chi ha detto agli ebrei, si scelga tra io e Barabba. E io ha scelto Barabba libero e io in croce. Allora dicono da quel momento gli ebrei prima di stare sparpagliati al mondo e dopo se viene fuori Hitler che si dà torsi per tutto il mondo e li gas terminai ragiona se te che arrivi te che arrivi grazie ciao. No, appunto è un altro, no? Gli ebrei è vero che inizialmente gli stai massacrati per questo, infatti, come ho detto prima, già la Galla Placidia, no? Sì, beh, l'antisemitismo è solo di origine cristiana. Sì, è solo di origine cristiana. Comunque la Galla Placidia ha lasciato un solo lavoro praticamente a loro, quello di fare gli usurai, fare i banchieri, così veniva massacrati. Si sono arricchiti, hanno saputo sfruttare l'unica possibilità che gli è stata data e dopo hanno passato la storia sterminandoli. Perché? Perché erano gli unici ricchi, i cristiani. Sì, esatto. C'è voluto Lutero in Germania perché i cristiani cominciassero a fare, accumulare denaro, a fare ste robe. Per cui gli unici ricchi da portare via soldi, da rapinare, erano quelli. Per cui fate un po' voi. Sì, ma d'altronde. Cioè, gli ebrei, scusa. Sì, ma vedi, il fatto, cioè, che tu vada a credere, ma Cristo è stato crocifisso, Cristo non è stato neanche crocifisso, hanno messo insieme. La Bibbia è un seme di cazzate, di panzane, di favolette, di menzogne. Non c'è nulla di storico, nulla di fondato, e i cristiani hanno l'astuzia di distruggere la storia per costruire la loro storia. Ecco. Questo appunto... Sì, volevo affermare. Cioè, nel senso che la Bibbia non è nessuna prova storica. Volevo dire che quando ho letto il libro di Abba Eba, Storia del popolo ebraico, è stata la Chiesa Cattolica che ha detto agli ebrei, io ti do i soldi, tu li dai a usura per me. Sì, sì, ma sono stati non loro. Non è stato smentito. No, no, esiste, no, ma esiste dei manifesti imperiali dei primi imperatori cristiani che hanno tolto agli ebrei tutti i diritti possibili e immaginabili, eccetto quello di fare usura. Sì, appunto. Per cui loro hanno dovuto adattarsi per quello che hanno trovato e hanno costruito su quello storia. Sono sopravvissuti così. Non è proprio degli editti dei primi imperatori. Ma siccome che ogni tanto sento che gli ebrei sono fatti i soldi facendo gli usurai, li hanno costretti che loro non avevano soldi all'inizio, no glieli hanno dati loro, sì, no, ma non glieli hanno dati, gli hanno detto se tu l'unico lavoro che tu puoi fare è questo. Perché loro chiaramente si sono adattati, dopodiché sono state tante variabili, capito? Perché in fondo comunque cambiando discorso, dimmi, la trasmissione di Costanzo quando è caduta in basso ci mancava anche la veggenza, no, che cos'è quella lì? Non lo so, io non li guardo. Quella di Clinton! Ma no! Io non guardo più la televisione. No, io c'ho il ritaglio, perché è una cosa orribile. Ma l'altra mattina, no, ero stanca dei lavori, ho acceso la televisione e ho visto il finale, erano le 11:10, con questa qui. Beh, ti saluto, ciao. Ciao! Ma d'altronde vedi. Cioè, no, ma è anche giusto che esista una forma di spiritismo, d'altronde i cristiani sono dei morti viventi, sono degli zombie. Ciao Marco. Una parola solo, il signore che ha telefonato prima, volevo dire, a parte quello che avete detto voi, cioè che la Chiesa praticamente ha dato i soldi agli ebrei affinché loro li adoperassero ad usura. Questa è amica, comunque c'è qualcosa di... Sì, ma supponiamo che questa non la intendano perché magari dicono siete delle male lingue, allora è tutto permesso, no? Ma Papa Giovanni XXIII mi sembra che coraggiosamente è stato il primo Papa che
ha fatto una revisione all'interno della Chiesa, quindi lo hanno detto loro, quindi a questo punto non siete, hanno chiesto, almeno Papa Giovanni XXIII aveva messo la Chiesa sulla linea di chiedere perdono agli ebrei per il massacro e per l'olocausto. Se ha chiesto perdono vuol dire che si sente responsabile anche dei 6 milioni che sono stati bruciati nei campi. Sì, ma lo sanno benissimo. Aspetta, queste le cose. I primi ghetti sono stati fatti dalla Chiesa. No, il primo ghetto è stato fatto da Venezia per proteggere gli ebrei, cioè per impedire che gli ebrei venissero perseguitati. Venezia, allora, siccome erano dei banchieri, ha fatto in modo che, dopodiché è degenerato il termine ghetto, sì, cioè anziché essere protettivo è diventato un modo per isolare. Sì, sì, perché mi sembra che non ci stavano mica molto bene. Esatto. Poi un'altra cosa, vabbè, poi vedi, sono sempre cose storiche, no, che quando ne parliamo ai nostri giorni ognuno le interpreta a modo proprio. Però ieri sera ho visto una trasmissione che su Misteri, mi sembra su Rai 2, che c'era Vittorio Messori anche, e hanno invitato anche Giordano Bruno, sulla gamba che sarebbe per miracolo riapparsa quel contadino della Spagna. Sì, 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 l'ho sentita la storia. Del 1640, sì, sì, di quel tempo. Ecco, e allora una delle domande che mi ha fatto sorridere di più era come mai che un miracolo così straordinario, perché far ricrescere una gamba è l'unica cosa che è miracolosa. Esatto, per gli scettici è l'unica cosa che li potrebbe mettere un po' con le spalle al muro. Allora si chiedevano in studio come mai un miracolo così eclatante è rimasto praticamente famoso, per modo di dire, dentro i confini della Spagna, mentre non ha fatto assolutamente nessun successo nel mondo cristiano di quel tempo. Io credo che un miracolo del genere dovrebbe, se fosse vero, essere stato propagandato come meritava, no? Invece probabilmente, siccome hanno detto che la situazione storica di quel tempo era che Francia e Spagna si combattevano in modo terribile, no? E la Francia c'era il cardinale Richelieu che era capo del governo. Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 049700838. Ancora. Telecom Italia, niente, chiamata urgente per il numero 0. L'imbecillità è sempre 4, grande, 9, eh. 7, è buona 0, anche questa. 0, 8, 3, 8. Ecco, e dall'altra c'era l'imperatore spagnolo, che era il massimo rappresentante della cattolicità, no? Quindi mettere in guerra due... Che tra l'altro poi questo contadino, dopo 7 anni a quale la Madonna aveva fatto questa grazia per ricrescere l'arto, è morto, e praticamente c'è un piccolo trafiletto di un parroco che dice di averlo confessato, di averlo benedetto, e poi ha tumulato sta salma. Quindi penso che uno, insomma, che avrebbero dovuto almeno metterlo in una chiesa, averlo, niente, sto qua è sparito e se ne sono accorti adesso. Grazie Vittorio Messori. Sì, sì, infatti, buon lavoro, Susi, grazie di tutte sorte. Ciao, ciao, ciao. No, ma effettivamente Messori va alla ricerca, cioè lui è disposto a cadere il culo, sì, pur di riuscire a mettere in ginocchio bambini, sì, sì. Qualunque cosa. Quella è la sua finalità, ma io volevo dire una cosa, il discorso, sai, di parlare con i morti non è una cosa poi così difficile. Guarda quanti cristiani ci sono in giro, sono tutti degli zombie, i cristiani sono morti, perciò cioè non c'è bisogno di fare una seduta spiritica per allora, incontrare i morti, basta viaggiare per le strade a dire a qualcuno sei cristiano e è trovato un cadavere, uno zombie, io sicuramente. Io ho scritto un piccolo trattato, un paganesimo poesista, spiriti e dei, e vorrei aver chiuso il discorso, sì, no, perché ma... non è possibile parlare coi morti, sì, non ma... è possibile... Non esistono spiriti di energia di morti ed esistono 90 probabilità su 100 che chi muore non riesca neanche a riprodurre il proprio corpo di energia. Sì, ma di fatto. Chiaro questo? Infatti era una battuta, cioè diceva appunto che chi i veri morti sono i cristiani. Pronto? Sì, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta, vuole fare delle domande, allora, chiedere qualcosa. Allora, spiego un'altra volta, finché non ci sono i telefoni, perché abbiamo ridotto il tempo delle telefonate, perché ci siamo accorti che, riascoltando la registrazione e chiaramente facendo anche altre cose, che qualcuno si era organizzato per sabotare la trasmissione in modo di dequalificare con la qualità delle telefonate. Ora, io non sto dicendo che quello che io dico è santo, se meglio, non sto assolutamente dicendo questo, però trovavo scorretto di aver chiesto a delle persone nostre, cioè vicine a noi, di non telefonare per lasciare spazio a dibattito o altre cose, perché comunque le troviamo sempre, ci parliamo, insomma, cioè,
di aver chiesto questo e nello stesso tempo dà spazio a cattolici organizzati che lavoravano per sputtanare la trasmissione. Questo non lo trovavo corretto. E allora a questo punto, visto che ci siamo accorti che sono organizzati per far questo, non era più un effetto spontaneo, ma era effettivamente un'organizzazione, abbiamo deciso di ridurre al minimo il tempo delle telefonate. Sì. Dopodiché siamo sempre pronto. Sì? Dimmi. Siete due sporchi criminali. Grazie. Come? L'ho appena detta. E... Io posso dire che ho fatto l'alcio stamattina, comunque insomma non penso di essere così tanto sporco. Rendetevi conto di questo, cioè io non andrei mai a un voitia a sparare, anche se Marco C'è ha sparato quella puttanata che ha sparato, ma cattolici, perché siete così, così paurosi? I cattolici sono paurosi perché sono responsabili di tutto il genocidio dell'umanità, la distruzione dell'umanità. Ma i cattolici sono criminali, perché hanno sempre paura. Ciao, accettiamo solo telefonate a vostro favore? O sì, sì, solo a nostro favore. Esatto. Dimmi, dai. Mi dispiace, mi dispiace che ogni volta che parlai così de robe vostre, dopo a scadere, diciamo, su parlare della Bibbia, de robe così, che non conosci. E mi chiedo che fosse qualche duni che vi controbate anche. Ma noi abbiamo cercato i teologi per discutere della vita, ma sembra che se tu non ti metti in ginocchio davanti al loro Dio non accettano. No, ma forse parte di un atteggiamento vostro, che cioè, se ti dice uno che sei un assassino, che sei un imbecille, vieni con me. Forse puoi dirti anche di no? Mi sembra ovvio, ma Gesù, scusa, perché gli atti, gli atteggiamenti, le azioni hanno una significazione. Se tu non accetti il significato delle tue azioni, è chiaro che non si può più discutere. Cioè, se tu ammazzi uno e non accetti che io dica tu sei un assassino, è ovvio che non possiamo più parlare, insomma, cioè non posso santificare. No, c'è quello che mi volevo dire. E, siccome voi altri probabilmente conosci la stregoneria, vi rendo atto, però non conosci la Bibbia. Cioè, ne sei convinto? Qualche te dica. Mi piacerebbe, per esempio, mi piacerebbe venire da voi altri e parlare un attimo con voi altri, perché adesso al telefonino, spendo Skype. Di dove sei? Sei qua di Padova? Di Vicenza, se vuoi venire, tieni presente però che confrontarsi con noi vuol dire che ti tiri sulle maniche e fai una guerra, cioè noi accettiamo di fare la guerra. Non vengo mio a fare la guerra perché i concetti sono passione, sono vita, sono costruzione della vita. Capisce? Sono un appassionato di Cristo, mi sono innamorato della vita, sono innamorato di Gesù, e mi piacerebbe spiegavano qualcosa della Bibbia. Ma io so, io sono. Mi spiegare qualcosa della seconda Bibbia. A me può anche andare benissimo, però tieni presente che non è una questione di gentilezza. No, i concetti. Ma cioè, non voglio mia lì. Fare la guerra vuol dire sbarrarsi l'osso, detto più o meno. Però, non è questione di sbarrarsi, è questione che un concetto è una cosa, posso dire che per radio se vuoi, un concetto è una cosa viva, è una cosa che va a costruire la vita. Cioè, se uno mi dice che Cristo ammazza, se mi ammazza il ficco e questo diventa insegnamento di ammazzare tutti gli altri, non mi sta bene. Se dice di sgozzare i nemici, a me non mi sta bene. Capito? Cioè, è assassinio questo. Sì, no, ma mi vengo a spiegarti qualcosa della Bibbia. Se mi spiegherai qualcosa della stregoneria. No, il problema è questo, che le due cose sono incompatibili. Per cui se tu vieni, a me mi sta bene... Allora, sto attento. Non parlare di Bibbia. Io parlo di Bibbia perché quello che c'è sulla Bibbia è la distruzione dell'umanità. Dopodiché, se tu mi dici il contrario, mi sta benissimo che tu... Dire il contrario. Sì, se tu... Perché, sì, certo, tu spieghi il perché, io spiego il perché, e comunque è guerra. Ricorda sempre che... guerra, sono sbarato. Allora... La contraddizione è vita, e la contraddizione è sempre guerra. No, la contraddizione è vita, cioè l'uniformismo è morte, hai capito? La contraddizione è vita. Vabbè. A me piace... Comunque tieni, tu puoi anche venire, per esempio, alle nostre conferenze puoi venire a controbattere quanto vuoi. In trasmissione con voi altri? È un po' più difficile in trasmissione con gli altri, perché fra me e Francesco poi abbiamo solo un'ora e mezza, anzi dobbiamo anche staccare adesso. Sì, tutte le settimane.
settimana. E ogni tutte le settimane, ma guarda che il problema è che i cattolici hanno 50.000 radio. Per analizzare i cattolici, per parlare con me. Tutti i cristiani, sì, beh. Va bene. Va bene. Si parla per te, mi parla per me. D'accordo. No, va bene. Ciao, grazie. Ok, ciao. Allora, dobbiamo chiudere qui la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo, perché ormai siamo all'ultimo minuto, siamo allo scadere. Il problema è che noi non è che abbiamo problemi di confrontarsi con qualcuno, noi ci sta benissimo confrontarsi, noi, tutte le nostre conferenze sono aperte. La trasmissione radio è una trasmissione di Magistra con Aria Paganesimo, in cui chiaramente qualcuno può venire, anche possiamo organizzarne una per discutere, però queste sono cose che appartengono a noi, cioè è la nostra trasmissione, esatto. E appartiene alla stregoneria, al paganesimo. La propaganda cattolica la fanno da un'altra parte. Dopodiché, se volete, ci possiamo trovare in un ambiente dove voi potete pagare, cioè io accetto di confrontarmi col prete, scusate se non prendo la telefonata adesso, io accetto di confrontarmi col prete, ma deve essere un prezzo che il prete paga, cioè deve essere un ambiente dove il prete che si confronta paga un prezzo, cioè se tu vieni nella mia trasmissione, i miei ascoltatori, cioè i radioascoltatori nostri, ascoltano quello che tu dici, e se sono i nostri radioascoltatori che ascoltano, esatto. Ma se tu lo fai pubblicamente, dove ci siano cattolici che ascoltano, dove ci sia altra gente che ascolta, tu paghi un prezzo, cioè paghi un prezzo per le tue affermazioni, e io pago il prezzo per le mie affermazioni, e allora là mi sta bene, cioè là dove c'è da pagare un prezzo reciproco mi sta bene, ma il fatto che tu venga e non vuoi pagare nessun prezzo per quello che tu dici, e vuoi venire nella mia trasmissione, questo non mi sta bene. Cioè, se tu mi inviti a Radio Maria a fare una discussione, io vengo e non ho problemi. Cioè, in qualsiasi, d'altronde, i cattolici sono tutti i cristiani, tutti gli adoratori, tutti gli amanti di Cristo, hanno centinaia di trasmissioni, mettono in ginocchio migliaia e migliaia di bambini tutti i giorni, stuprano, uccidono, massacrano, riempiono di eroina, riempiono di coca, cioè riempiono, il prete arrestato che trasportava coca, le roba di ieri, insomma. Cioè, per cui questa distruzione avviene continuamente. Tu mi dici, tu parli di cose che non sai, mentre io le so benissimo. Ci troviamo a Radio Maria e discutiamo le cose. Cioè, bisogna che ci sia un pubblico dove anche tu paghi un prezzo. Questo è quello che io richiedo. Dopodiché tu puoi venire nella mia trasmissione, dopodiché ci vediamo un'altra trasmissione, allora ti posso cedere anche io una parte dello spazio. Possiamo dire, cioè, si dà alla pari. Non si chiede a chi costruisce libertà la sottomissione. Chi adora la Bibbia chiede solo sottomissione. E quella è una cosa che mi sta poco bene, D'altronde, già nella Bibbia c'è scritto: fa, non avrai altro Dio all'infuori di me, e questo per me non sta bene. Nel senso, cioè, che qualcuno mi dica tu non avrai altro Dio all'infuori di me, io sono lì, come pagano, sono libero di avere o non avere una divinità di riferimento, e sono libero di cambiarla quando voglio, quando desidero, perché non ho nessun obbligo contrattuale né esistenziale con una divinità. Questo sia chiaro. Perciò, una divinità che mi viene a dire fa, non avrai altro Dio all'infuori di me, è una divinità che io non posso accettare e che sarà la prima divinità che vado a combattere. Quando mi si viene a dire che Dio creò il mondo e creò tutte le cose, questa è una cosa che io so che è falsa in assoluto. Bene, chiudiamo qui la trasmissione del Magistra con Aria Paganesimo, e chiudiamo qui perché ormai il nostro tempo è terminato, esatto. Ci vediamo alle ore 19. E ricordo che su internet c'è parecchio materiale sia di Claudius che dell'Istituto. Bon, arrivederci ancora.